il CAL e le province. Usare coerenza e intelligenza prima di avviare il rapidissimo percorso di competenza per proporre la dimensione territoriale delle nuove province è quanto ribadito dal CAL, il Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, nell'incontro del 29 agosto a Palazzo Lascaris, nel corso del quale è stato presentato il programma di lavoro per giungere al riordino previsto dal Governo nel processo di revisione della spesa, la Spending Review. Mostre itineranti. Fino al 10 settembre la sala espositiva dell'ex municipio di Giaveno ospita la mostra Dalla storia alla satira. Nella biblioteca civica di Chieri via Vittorio Emanuele è allestita fino al 29 settembre la rassegna Da moneta unica a unica moneta. Dalla carrozza all'aereo è visitabile a San Damiano d'Asti a Palazzo Carlevaris in Piazza della Libertà 2 fino al 30 settembre. Campagna scooter sicuro. L'ufficio di presidenza della Consulta regionale dei giovani, presieduta dal consigliere segretario Lorenzo Leardi, si è riunita per definire gli impegni autunnali. Tra i primi appuntamenti, il 3 di ottobre, l'assemblea plenaria della consulta con la premiazione dei primi classificati ai corsi di formazione del progetto Scooter Sicuro, dedicato alla sicurezza e all'educazione stradale sulle due ruote, rivolto agli allievi delle scuole medie inferiori e superiori del Piemonte. Uso responsabile del denaro. Questo è il tema del concorso per le scuole medie superiori piemontesi che l'Osservatorio regionale sul fenomeno dell'usura, cui è delegato il consigliere segretario Tullio Ponso, ha deliberato di bandire per l'anno scolastico 2012-2013. Gli studenti dovranno presentare un elaborato scritto o un prodotto multimediale su una delle tracce proposte dal comitato esecutivo. Nuovi progetti per la consulta europea. La consulta europea, presieduta dal vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Boniperti, si è riunita per decidere gli appuntamenti dei prossimi mesi. A ottobre il seminario di Bardonecchia, organizzato dal Movimento Federalista. In autunno l'ultimo viaggio di studio a Berlino per gli studenti vincitori del concorso e un incontro con i parlamentari europei. A novembre un convegno con le organizzazioni sindacali sulla macro regione alpina.